Con questo video volevo darvi il benvenuto nella chiesa di Zorella, dove veniamo ad illustrare i lavori che sono stati iniziati ieri con i primi assaggi del restauro conservativo della nostra chiesa. Potete già vedere e notare un'opera d'arte che la ditta Brescia Edil ha fatto nella nostra chiesa, che è questo ponteggio in grande sicurezza, dove lavoreranno gli operai per questi mesi, in cui cercheranno di far diventare ancora bella, pulita, splendente e accogliente la nostra chiesa. Infatti, qui abbiamo questo cartiglio delle autorizzazioni in corso che sono stati chiesti dalla parrocchia di Sorella il 28 ottobre del 2013. Si è realizzato l'esterno, il tetto e la staticità, e adesso continuiamo col secondo lotto, dove il responsabile della direzione lavori è affidata all'architetto Marzia Camozzi e il coordinatore della sicurezza al geometra Claudio Regonaschi, mentre all'esecuzione dei lavori la ditta Lorenzini di Gussago, Brescia. Con un po' di paura, perché non è il nostro mestiere, ma per chi lavora lo fanno con tanta naturalezza, saliamo questa scala molto comoda e arriviamo vicino ai ponteggi e ai piani di lavoro. E ci troviamo in questa prima posizione, dove vorrei farvi notare come tanti anni fa si fu aperto come possiamo dire, la bocca del riscaldamento, adesso è stata tamponata e l'affresco è andato perso. Verrà ripristinato il medesimo affresco copiandolo dalla parte opposta. E subito dopo ci avviciniamo a queste belle situazioni in cui vediamo dove alcuni piccoli pezzi di lavoro hanno già fatto venerdì le famose campionature. E in modo particolare vorrei fermarmi su questo angolo della colonna, dove se io indico col dito, questo quadrato è un tassello, una prova di pulitura, dove notiamo la parte sopra, fino qui almeno, una pulitura a secco, quindi con la gomma, mentre nella parte sotto, ecco, la pulitura con carbonato di ammonio. Cosa possiamo notare? Notiamo come la bellezza di questi colori ancora originali. Questo verde, questo oro bel pulito e con questi fiori, con queste rose, che solo con questa semplice pulizia hanno ripreso un po' il loro originario colore. E adesso ci avviciniamo all'affresco più importante della chiesa di Isorella, che ricorda e racconta il fatto biblico di cui noi portiamo il nome, della Annunciazione del Signore, quando la Vergine Maria accoglie la proposta di Dio di diventare la mamma di Gesù. Dove in questo affresco notiamo, non so se riuscite a vedere, qui c'è questa macchia, ma se l'inquadratura si vede, ci sono tutti questi segni nel muro, che è proprio il segno del dipinto a fresco fatto dal Trainini, dove appena messa la malta con una sorta di chiodo segnava un po' con i cartoni la sagoma, e qui dovrebbe essere raffigurato il Padre Eterno. Non so se fate caso all'aureola triangolare, tutto ossidato, gli occhi, la bocca, il naso, le braccia allargate, qui degli angeli, dove il Padre Eterno sta mandando il suo spirito alla Vergine Maria, che rimane dalla parte opposta. Lo Spirito Santo, che è questa figura, rimane in corrispondenza tra qui e i fedeli che sono in chiesa. In mezzo ci sta il tabernacolo della Chiesa, quasi per dire che l'Eucaristia, quell'evento che ricordiamo nell'Annunciazione, è ancora presente nell'Eucaristia e conservata gelosamente e per la sua preghiera nella Chiesa. E
E vedete quindi anche nell'inquadratura come il Tiburio rimane proprio in mezzo tra lo Spirito Santo e i fedeli, quasi per dire che quello che noi ricordiamo nel fatto evangelico è presente nel mistero dell'Eucaristia. Ritornando all'affresco, troviamo alla sinistra la Vergine Maria. Che accoglie il progetto di Dio e si rende disponibile. Orbene, questo affresco è il più importante e stranamente questo affresco si sono accorti i restauratori che è coperto da un protettivo, una patina, chiamiamola così, aggrappante per salvaguardarlo, che lungo gli anni si è ossidata. Infatti, se mi seguite col dito, qui è una prova di pulitura, come la vedete che c'è il gesso bianco, e con questi impacchi che hanno provato venerdì un pezzettino, vedete come il cielo è già diventato con la prima passata in questa maniera, da questa maniera, perché questa cosa qui grigiastra non viene più via, ma viene via con questo procedimento. Così anche, se riuscite a vedere la tenda, un pezzettino, un'altra prova, la tenda, che era di questo colore grigiastro, sta prendendo dei colori sul rosa, nel cielo. Questo, sarà un lavoro molto delicato, lungo, sono tutti impacchi, prove. Che porteranno via anche tanto tempo ai nostri restauratori che staranno su questo ponteggio alcune settimane. A titolo esplicativo hanno creato anche questa altra prova di pulitura, come vedete, contrassegnata dal gesso bianco, che servono poi che vengono mandate in forma periodica alla sovrintendenza per seguire i lavori, dove in questa parte qui è stata fatta la prima pulizia con la gomma, che è questa che tengo in mano, e che già acquista questo colore. La seconda parte, come vedete che è un po' più chiara, è stata fatta con il primo impacco di carbonato di ammonio, dove si vede che questo colore che c'è non è che è stato rifatto, rimesso, ma è uscito poiché l'affresco, anche questo è fresco, è colore mescolato con la malta, e la quale, mettendo questa soluzione, questo impacco, fa sciogliere lo sporco e fa riemergere, si dice carbona, il colore dentro nella malta. Una cosa che piace molto ai bambini quando la si fa vedere è fare un po' questa prova che vi faccio vedere solamente con la gomma, è una gomma speciale evidentemente, sulla parete, dove si fa un quadratino e poi pian pianino si passa e vedete come riemergono i colori e questa condensa, questo nero fumo, diciamo così, è dato in modo particolare dalle particelle di polvere che negli anni scorsi, in modo particolare, il riscaldamento ad aria portava nelle nostre chiese. In tutte le chiese c'era questo riscaldamento ad aria. Ecco, questa è la prima passata. Come vedete, ogni passata porta via lo sporco. La seconda passata è composta da questo, come se possiamo dire, impacco di acqua e di carbonato di ammonio, quello del principio attivo del CIF, tanto per intenderci, dove dà vita, colore e corpo ancora a questi colori. Vedete che c'è un rosa, un azzurro, un rosso scuro ed una finta tappezzeria di ordine sacro. Un piccolo flash per vedere come qui in alto ci sono ancora gli impianti della luce degli anni 50, i primi degli anni, e quindi pian pianino verranno anche sistemati anche l'impianto elettrico, che è molto buono, e che quindi cercheremo di rivitalizzare e di sistemare. Meraviglie delle meraviglie, siamo arrivati al soffitto della chiesa e
dove hanno già iniziato a fare alcuni saggi, quelli definiti bene. E notiamo in questa zona qui della chiesa, dove hanno fatto il primo passaggio, questo alone piuttosto scuro. Probabilmente qui usciva il riscaldamento lì sotto e la proteina che fissava un po' gli affreschi si è un po' cotta, diciamo così, ed è rimasto, ma nulla paura, pian pianino con gli impacchi poi verranno via. E se riusciamo a vedere, guardate che differenza, solamente a secco, non si è ancora fatto gli impacchi con l'acqua e il carbonio. Qui c'è il famoso angelotto che noi vedevamo da giù, come possiamo dire, tutto azzurro, ma in vostro onore, non so, pulisco la faccia di questo angelotto. Guardate, solamente con la prima passata. Così che rimane immortalato, che l'angelotto viene pulito. E poi verrà. È tutta una cosa davvero diversa, dove c'è anche, eccolo che mi è scappato, questo aspetto, questo oro con la cera lacca, come vedete. Escono i colori dell'angelo con le nuvole, eccetera, eccetera. Una meraviglia della meraviglia. E visto che siamo qui, l'ultimo pezzettino che vorrei farvi vedere, che è il primo che hanno fatto venerdì mattina, è anche la prova, quella definitiva, possiamo dire, con i tre passaggi, la prima prova col carbonato di ammonio fino alla fine, che è questo quadratino, dove vedete qui come era prima. Questa zona qui fatta con la WeShop, con la gomma, e questa zona qui terminata con il lavaggio. Ricordate, voi non lo sapevate, ma tutti questi baffi erano anche qui così. E guardate anche i particolari delle ombre, che sono originali ancora del Trainini, una decorazione a fresco, dettagliata, minuziosa, che esprimerà sicuramente la graziosità di questa chiesa. Troverete ogni tanto delle pennellate, non so, io la vedo qui così vedo una pennellata un po' più scura, non so se la vedete voi in questa zona qui. Questa qui. Sono questa proteina che si chiama caseina, che è dentro nel latte, che veniva usata in quegli anni come fissante. Ecce panis angelorum è la scritta che c'è qui in parte, e per così far vedere in diretta quello che faranno giorni dopo giorni, ora dopo ora, i nostri amici, ecco la pulizia di questi aspetti, di questi aggeggi, di queste situazioni che diventano, se riuscite a vedere, ecco, di rendere sempre più bella la nostra chiesa. Certo, poi tra 50 anni qualcun altro dovrà ancora farli questi lavori, perché poi il lavoro si continua. Volevamo salutarvi con questo angeletto che è in parte ad una finestra per far notare come il Trainini ha usato un registro diverso per la volta con una ricchezza spropositata a confronto del presbiterio. Le altre chiese di solito hanno il presbiterio la parte più ricca. In questa esperienza di Isorella il Trainini mette una ricchezza inaudita in tutta la volta, dove va a raccontare la nascita e la morte della Vergine Maria con questi putti, con questi colori, con questi fiori, con questi stucchi e con questi ori, che
per celebrare la bellezza e la grandezza del fiore più bello del giardino di Dio.